malinteso della tecnica è un malinteso veramente da buttare via, da cominciare a togliere di mezzo. Non esiste la tecnica, esiste solo la politica. E questo va detto senza equivoci, per conto mio. Questo va detto, e non bisogna avere paura della politica. Non bisogna avere paura di scegliere, perché come giustamente dice Achille, noi ci assumiamo la responsabilità di queste scelte. Più politica, dobbiamo fare più politica, ognuno di noi, questo è il tema. Max Weber diceva la proprietà obbliga. Io trovo molto bella questa cosa. Io non posseggo nulla, non ho mezzi di produzione, non ho stabilimenti, non ho fabbriche, ho la mia intelligenza, le mie capacità, quella mi obbliga, quella è la mia missione. Mi richiamo a una frase molto bella che ha detto un poeta che ho incontrato pochi giorni fa, forse conoscerete, Franco Armino. A un certo punto, parlando di alcune dinamiche nazionali e territoriali, ha detto una cosa che mi ha colpito. Ha detto: dobbiamo recuperare il senso del sacro. Allora uno potrebbe dire: vabbè, ma questo che ci azzecca con la politica? No, ci azzecca, perché il senso del sacro è esattamente il senso profondo della permanenza del senso. E qual è il senso del sacro che noi conosciamo? È quello che ci ha insegnato l'arte. Io conosco il senso del sacro perché l'arte mi ha dissimulato il senso del sacro. Per me il sacro passa per Jeff Wall, passa per Bibiola, passa per Giotto, passa per Miyazaki, passa per Mariangela Gualtieri, passa per questa roba qua. E quindi l'arte ha questo compito, in un certo senso, di ritornare al senso del sacro. E questo io trovo molto interessante, anche perché il senso del sacro costringe a un infinito contemporaneo. Non è dato che il sacro sia conservatore, perché il senso del sacro è un sentimento dinamico. Chi è veramente autoreferenziale è la politica. Stamattina, voglio dire, siccome ci invita qualcuno ad essere aggressivo, o comunque veritieri, o comunque a parlare, ecco, io ho avuto un esempio strano, un esempio vivente nelle parole della dottoressa Gallone. Ci ha invitati ad essere pazienti, e questo è intollerabile. È intollerabile, l'ho trovato, mi sono alzato e me ne sono andato. Credo che sia veramente il momento di non essere più pazienti. La politica non è paziente. La parola politica, forse nella forte parte politica, sono giustamente, ma bisogna parlare dei rapporti tra arte e Stato, tra poesia e Stato e apparato statale. Le questioni che la poesia chiede perché possa sopravvivere come tale sono talmente urgenti che lo Stato non può chiederci pazienza. Effettivamente non sia neanche il momento di chiedere, sia semplicemente il momento di attuare tutto ciò che riteniamo giusto fare, in forme anche di insubordinazione, anzi in vera e propria di forma di insubordinazione, mi intendo, è normale. L'arte, scusate se cito, è una citazione di antropologia culturale, l'arte è lo spazio della festa. La festa che cos'è? È quel luogo dove non c'è più né alto né alto e né basso, né destra né sinistra, né centro o periferia. L'arte sviluppa questa sorta di, quando io dico massaggio del muscolo atrofizzato, e dico quella marginalità può essere fertile, partendo dall'idea però che la politica vede nell'arte semplicemente il desiderio di avere un coro, un consenso. Il problema è che non esiste il popolo, oggi esiste il pubblico. Il popolo era quell'interlocuzione che permetteva di avere una sponda produttiva, reattiva, rivoluzionaria, o se vuoi anche il contrario, ma che in ogni caso aveva un'entità sociale. Adesso invece al popolo si è sostituito il pubblico. Viene che già la morte di Socrate assisteva, c'era il pubblico che assisteva al suicidio di Socrate. E là già, zitto, e là già, Cristian, scusa, là già può cominciare la nostra riflessione. Sì. Sul fatto che il pubblico, nel momento in cui è il terminale della produzione culturale, teorica, artistica, eccetera, diventa anche il cinico assaporatore che apre il frigorifero quando vuole, prende e lo richiude. Ma perché succede questo?
Cioè, il compito dell'artista forse oggi dovrebbe essere quello di rifondare il tessuto lacerato della rappresentazione, ridargli nuovo corpo, per dar vita a nuove forme narrative anche, dopo la rottura della fine del romanzo, della fine della poesia, di Adorno, eccetera, eccetera, e interrogarsi su come oggi si possa ridare forma a qualche forma di rappresentazione affinché, oltretutto, oltre ad essere una questione artistica, diventi, ridia forma alla questione della rappresentanza politica. Cercare il consenso preventivo è sbagliato. Beh, però l'arte scavalca il presente e cavalca il futuro. Spesso lo stesso artista realizza una forma di cui poi si conosce il senso nel tempo. C'è il punto del riconoscimento, no? Una inizia e quando colpisce quel punto di fuga è al centro di questo spazio. Prima ho sentito parlare di cultura alta e cultura bassa, e ho sentito parlare di pubblico e di, diciamo, popolo. Io parlerei oggi di pubblico contenuto, di spettatore contenuto. Cioè, oggi lo spettatore non è più qualcuno che subisce l'opera, non è qualcuno che è ricattato dall'opera, non è qualcuno che è di fronte all'opera, ma fra lo spettatore e l'opera si crea questo spazio che io chiamo di trasfigurazione. L'opera cambia lo spettatore, lo spettatore cambia l'opera. Quindi un luogo di trasfigurazione dove non esiste più una dittatura del popolo o del pubblico, che è qualcosa di alto, di basso. Io ho molta fiducia nel pubblico e nello spettatore, sia per un fatto numerico e sia per un fatto storico. Di solito diffido sempre da chi ha verità o oggettive per tutti. Dall'altra parte, i piaceri diversi, da una parte io non posso non condividere, perché, come diceva prima Teresa Colli, più politica, no? Io intendevo proprio parlare di questo, intendevo parlare del fatto che, come diceva Beuys, sono un artista, quindi sono un politico. Poi si diceva anche che l'arte è la scienza della libertà, quindi non può manifestarsi nel consesso della politica, perché la politica, se abbiamo fatto un libro classico, è meglio. Insomma, sappiamo che è l'arte della comunità, l'arte dello stare insieme, l'arte del reciproco aiutarsi. E quindi tecnicamente gli artisti sono coloro che insegnano, prima Achille citava Socrate, degli artisti filosofi sono quelli che insegnano a costo effettivamente di una vita di ricerca realmente scientifica e certe volte di grande liberazione, perché poi ultimamente, come diceva Achille, finanza, cose, anche il mondo dell'arte si è finanzizzato, miliardarizzato, con i soldi di gente a cui l'altro non interessa nulla, con i soldi di signore che comprano l'arte fra di moda e quindi comprano pessima arte perché non capiscono. Non mi interessa capirla. E allora probabilmente, come dire, tutto questo è diventato molto poco leggibile e molto difficile da interpretare. Allora non parlerò di questa cosa che non mi interessa, ma voglio dirvi una cosa molto chiara, perché penso che alla base del rapporto tra diritti e doveri, tra arte e politica, ci sia il concetto di onestà. E quindi per onestà io devo dire che non vi riconosco. E io vi conosco, non per uno, anche al mondo pubblico, però non vi riconosco. E non vi riconosco nessuno di voi, non solo nel tavolo, io non riconosco nessuno di questo consesso, non riconosco questo consesso, non riconosco questo convegno, perché è organizzato da chi questo sistema dell'arte lo ha reso disfunzionale, non funzionante, lo ha reso noioso. Cioè continuiamo a fare. Però in genere, io lo devo dire perché per onestà ci vivo in questo sistema, e non è solo un sistema italiano, attenzione, non facciamo il solito piagnisteo, noi italiani siamo poveri, sporchi e cattivi. Il problema di fondo è un altro, è che noi stiamo replicando delle forme, diceva Artone, alla fine del Teatro del Suo Doppio, non c'è niente più infernale che tardarci su delle forme invece di essere come suppliziati che lanciano segni attraverso le fiamme. Stiamo replicando delle forme che sono vecchie di 30 anni.
e continuiamo reazionariamente a fare sempre delle cose che non rappresentano più il presente. Questo è un paese che non è l'Italia di 30 anni fa, quindi per quale ragione esattamente dovrei vedere una mostra che è uguale a quella di 30 anni fa, soltanto che gli artisti hanno 30 anni di meno, ma fanno le opere come 30 anni fa, le organizziamo come 30 anni fa, insomma continuiamo a voler sopravvivere essendo morti, e questo io trovo che sia estremamente noioso. Ora, ripeto, il tema non è quello di generalizzare e di buttare in mezzo su tutti, perché credo che ci siano all'interno di questo sistema anche persone che hanno un grande valore, però il problema di fondo è che in questo contesto io non le riconosco, perché in questa melma, in questo, per esempio, in questo grande stato generale in cui ci stanno dentro tutti, io non riconosco nessuno, perché c'è una grande confusione. Allora credo che la prima cosa che dobbiamo fare è quella di essere onesti, perché poi vedete, va tutto male, tutto funziona, va tutto in barca, poi però ci incontriamo qui, siamo tutti intellettuali, abbiamo tutti studiato e sappiamo dire tutte le cose giuste. In questo tavolo abbiamo detto tutte le cose giuste, siamo, sappiamo tutti che dobbiamo fare più politica, dobbiamo fare più, perfetto, sappiamo le ricette, ma quando le mettiamo in pratica? Allora è un problema, nel senso, ripeto, questo tavolo è stato selezionato da Cristian, che è una persona che io conosco, e ha fatto delle scelte. Io potrei anche dire che tutte le persone di questo tavolo non è un problema. Il problema di fondo è che probabilmente ognuno di noi in questo tavolo sarebbe semplicissimamente, facilissimamente sostituibile da qualcun altro che farebbe gli stessi identici discorsi, assolutamente condivisibili, e perché in fondo, voglio dire, che cosa è giusto se lo sappiamo, pure a me, sappiamo poi farlo. Come dire, conosciamo tutti i problemi del mondo dell'arte, e però continuiamo a sorriderci. E questo per me è un grande problema di disonestà, nel senso che a me va di cominciare a dire alle persone, non è che mi va perché voglio fare l'incendiario, perché non sono affascinato da questa figura, semplicemente credo che sia necessario a un certo punto che cominciamo a dirci la verità, ed è un aiuto dirci la verità, perché vedete, è come quando qualcuno rischia di fare una figura ridicola, no, certe volte se glielo dicevo io, e credo che sia un aiuto a dirci la verità per stare meglio, e quindi smettiamola di sorriderci e mettiamoci in discussione tutti veramente, facciamoci per una volta buona la guerra come sola igiene del mondo dell'arte, cioè facciamoci la guerra davvero.